Come preannunciato, gli squali nella mattinata di ieri si sono allenati allo stadio Ezio Uscida, permettendo ai pochi tifosi presenti di assistere alla seduta. Esercizi di riscaldamento e poi una serie di partite a tutto campo per provare gli schemi che dovranno servire ad arginare le folate offensive dei fenomeni di Sarri. È tornato finalmente in gruppo Tonev, che però non dovrebbe partire titolare al San Paolo, mentre Clayton ha continuato a lavorare a parte. A fine allenamento abbiamo sentito le dichiarazioni del difensore Gianmarco Ferrari. Diciamo che giocare là non è facile, sono una grande squadra in un ambiente difficile, però noi cercheremo di andare là, fare il massimo e cercare di ottenere quello che si può ottenere. Ma c'è arrabbiatura e anche delusione, cioè, allo stesso tempo. Comunque loro sanno gestire questi momenti, ne hanno già passati, quindi non, di certo non me li aspetto delusi, cercheranno di fare la loro partita come noi faremo la nostra. Beh, chiaro, c'è rabbia, si poteva ottenere di più, però non possiamo guardare indietro, ormai bisogna guardare sempre la partita successiva, è quello che stiamo facendo, ormai quelle due partite le cancelliamo, abbiamo preso gli errori e le cose positive per portarle in maniera più positiva, per migliorare per la prossima partita. Ma noi non, cioè, ci abbiamo sempre creduto, quindi non sono queste cose a farci credere maggiormente, noi cerchiamo di fare il nostro, sappiamo che sarebbe una cosa grande per Crotone, per noi, quindi noi cercheremo di mettercela tutta fino alla fine. Ma più che timore penso sia bello, cioè giocare in quegli stadi, cioè fin da piccolo si sogna di giocare in quegli stadi, quindi giocarci non deve mettere timore, anzi deve farti andare via liscio, ecco. Conferenza stampa presso la sala consiliare del comune di Crotone per annunciare alcuni eventi importanti ai quali parteciperanno i ragazzi di Guardia Crotoniate, società sportiva che si sta distinguendo nelle discipline del Muay Thai e del grappling. Ci dicono tutto i maestri Antonio Parrotta e Luigi Durante. Noi siamo stati domenica alla maratona marziale, abbiamo combattuto in un interregionale e i ragazzi hanno fatto un ottimo risultato. Ilaria Leto ormai diciamo, la conosciamo, quindi si comporta più che bene a queste competizioni. Mattia Benincasi, anche lui stravinto, quindi anche lui diciamo, ci sta abituando un pochettino a questi numeri molto alti. E Nicola G ha preso l'argento, quindi siamo stati più che soddisfatti. Adesso stiamo partendo per la Francia, sabato abbiamo l'aereo per partire a Lille. Stiamo una settimana, così ci ospitano anche nelle palestre, nelle varie palestre del nord Francia. Siamo stati selezionati la ragazzina come migliore ragazza dalla parte del sud Italia e combatterà contro una delle migliori ragazzine del nord Francia. Quindi parliamo di un galà serale con 700 paganti, parliamo di una cosa per noi un po' Nuova. nuova, sì, nuova e è molto, molto importante. Ilaria, l'importante è che non si faccia prendere dall'emozione, alla fine se si esprimerà come lei sa fare, penso che farà un ottimo match. Per i prossimi eventi, uno l'ho già annunciato poco prima, sarà il primo Calabria Open ufficiale, già stato fissato il 2 di aprile. Per quanto riguarda l'MMA e il grappling, organizzato direttamente dalla Figma, al Palacro di Crotone, esatto. Ci tengo a dire Figma perché è l'unica federazione riconosciuta dall'IMAF a livello internazionale per quanto riguarda l'MMA. E i prossimi eventi sempre saranno organizzati in altre città, ma sempre partendo qui dall'organizzazione di Crotone. Saranno organizzati uno a Vibo Valentia, praticamente sarà un evento multisportivo di scherma, equitazione, box e quant'altro, MMA e grappling principalmente. E poi l'altro sarà organizzato a Cariati, praticamente un torneo natalizio, così vedremo partecipi anche i nostri atleti sulla zona di Vibo e sulla zona di Cariati. Ilaria sarà protagonista di un bel evento a Lille nei giorni prossimi, nella settimana che verrà a finire, e poi partirà subito dopo, diciamo, per quanto riguarda quest'estate, sicuramente quest'estate, verrà fatta la convocazione ufficiale ad agosto e partirà a Baku in Azerbaijan. Andrà a fare i mondiali di grappling, sarà la prima bambina assolutamente nella storia di Crotone per quanto riguarda i mondiali di grappling e di questo ne siamo molto veramente fieri.